Il terzo momento è il momento conflittuale della società. Lo potremmo chiamare, in questo momento del confronto, il momento dei fratelli e delle sorelle. Anche questo lo potremmo descrivere in maniera molto complessa, io dico solo due battute. Qual è il grande problema dei fratelli e delle sorelle? Prima avevamo il bambino che deve non essere appartenente per appartenere, non riconoscere per essere riconosciuto e quindi ha questo disagio. Tra i fratelli e le sorelle il disagio è che tutti vogliono essere il primogenito, il riconosciuto, colui che agli occhi dei genitori li rappresenta meglio degli altri e che è considerato più e meglio degli altri. Ma questo ovviamente è proprio il passaggio alla società, è il passaggio al lavoro sociale, alla comunità sociale, dove ognuno collabora con gli altri, non può non collaborare con gli altri, perché così si vive meglio, diceva Aristotele. Così creiamo i villaggi e le città, diceva in quel passo della politica, e usciamo dalla vita puramente animale, quindi costruiamo una meraviglia, una meravigliosa sovrastruttura che è la civiltà. Però non possiamo farlo senza una contesa infinita tra di noi, senza l'investimento e il disinvestimento. L'investimento sulla cosa perché ho bisogno che la comunità mi dica bravo, e il disinvestimento perché in realtà io non voglio che la comunità mi dica bravo, voglio molto di più, voglio usare la divinità per la mia soddisfazione pulsionale, fondamentale. Quindi da un lato, come dire, è inevitabile questa dialettica, dall'altro lo scopo della civiltà che in fondo la produce e poi di attenuarla, di riuscire a trovare gli strumenti per renderla meno disastrosa, spesso lo è, direi tragicamente lo è in ogni epoca della storia umana, però si può cercare di mettere dei margini. Questi margini sono essi stessi un veleno, cioè sono un farmaco, come dicevano i greci, sono una medicina ma anche una malattia, perché come si mette un freno? Attenuando l'intensità della vita. Attenuando l'intensità della passione. Se noi dovessimo prendere come esempio il rapporto erotico, no? Il rapporto d'amore tra un giovane e una ragazza, tutte e due vogliono l'impossibile dall'altro, no? Vogliono il riconoscimento, vogliono essere il modello, vogliono il possesso assoluto e indiscutibile, eccetera eccetera, l'uno verso l'altro, l'uno per l'altro. Non c'è soluzione, non sono mai nel posto giusto per l'altro, no? Non sono mai, salve momenti molto belli nei quali possono vivere simbolicamente una fusione molto, molto eccitante, molto gratificante, però in generale l'altro non è lì per gratificare te e tu non sei lì per gratificare l'altro, e allora il rapporto erotico umano è un viver meglio che produce tutti i disagi, appunto i tentativi di suicidio. I tentativi di suicidio sono sempre fatti contro qualcheduno, è sempre contro qualcheduno che ci si suicida, no? Qualcheduno deve pagare questo suicidio, no? Quindi questa dialettica è irrisolubile, come la si risolve? Beh, Hegel con la sua, diciamo così, brutalità un po' borghese, tedesco-borghese, diceva, beh, sposandosi, perché poi passa la passione e si risolve il problema, diciamo così. Ma la questione passa ai figli, poi allora io però sono il proprietario dei miei figli, la mamma si identifica nel maschietto, il padre nella femminuccia. Signori, è una storia infinita.